Quindi pretendo da cittadino italiano, da ammalato e da persona con scarso reddito, quindi con tutte queste, con un reddito di sé irrisorio, di avere una casa popolare. Casa, amara casa, lo è per il signor Giuseppe Ciano, 58 anni, e sua moglie, entrambi invalidi civili con la legge 104. Giuseppe si fa portavoce anche di 250 famiglie di Pescara e dintorni che sono in graduatoria ma non riescono ad avere una casa di edilizia popolare. Da 10 anni Giuseppe e la moglie attendono una casa popolare o almeno una casa parcheggio, una situazione che definisce umiliante e annosa. Li avevamo incontrati nella vecchia rimessa agricola dove vivevano. Ora sono ospiti di conoscenti. In pratica, dice con amarezza, come senza fissa dimora. La mia storia brevemente è di una famiglia che da circa 10 anni è in attesa di casa popolare e di questi 10 anni, 7 sono stati con la vecchia graduatoria, con la graduatoria provvisoria, e dopo sono stati trasformati nella graduatoria definitiva che adesso è in vigore. E chiaramente dopo 10 anni non ho ottenuto niente, nessuna casa popolare, benché col comune ho fatto decine di battaglie, lettere, mi sono rivolto a tutte le istituzioni dello Stato, però non intendo neanche rimanere senza tetto e in stato di senza fissa dimora. Signor Giuseppe, lei si vuole fare portavoce, dicevamo, di 250 famiglie del Sì, Pescarese, che fanno parte della all'incirca 700 persone che fanno parte della graduatoria, quindi sono idonee Sì. e che aspettano case anche addirittura da 20 anni. Da anni, da tanti tanti anni, io da circa 10 anni, ma altri anche di più, però stiamo tutti nella stessa barca. Per di più non si avvalgono neanche della legge 96-96, il Comune non la applica, o l'ha applicata in rarissimi casi, io non lo so, comunque a me no, che permette di dare le case parcheggio, e ce ne sono tante. A Pescara ci sono decine e decine, per non dire centinaia, di case vuote, parte non murate, parte murate, e una buona parte di esse, non tutte, una discreta parte, sono anche state restaurate, come si dice, rimesse a posto, quindi sono pronte per l'assegnazione, ma non vengono assegnate. Non si capisce il perché. Il signor Giuseppe però non si arrende, la sua storia è stata seguita anche dal vicepresidente del Consiglio regionale, ma Ciano non vuole parlare di politica, si abbattono le case vetuste, dice circa 120, poi se ne ricostruiscono la metà. Inoltre le graduatorie sono ferme. Vengono assegnate 4-5 case ogni 6 mesi, quindi praticamente ci staremo i prossimi 20 anni, sarò morto perché ho quasi 60 anni, quindi 58.